tutti i pisci stanno a mare e non vanno mai annegare. Una serata tutta dedicata alla musica cosiddetta popolare al Piccolo Teatro di Palermo. Si è cominciato da lontano con i trionfi di Fortunato Giordano, una testimonianza vivente della tradizione siciliana. È stata poi la volta di Francesco Giunta, che rappresenta la prosecuzione moderna del mondo dei trionfisti. Giunta ha presentato il suo secondo disco, che sarà pronto a giugno. Beh, intanto si intitola Per terre assai lontane, e l'idea centrale del disco è quella di intrecciare il viaggio di Colombo con il viaggio degli emigranti dell'inizio del secolo verso l'America. I due viaggi indubbiamente hanno dei temi in comune ed è stato interessante confrontare queste due tematiche, vederle insieme in un unico racconto. Ghettizzata e dimenticata, la musica popolare siciliana ha adesso un suo veicolo editoriale. Si chiama Xicara, la rivista che raccoglierà i contributi degli studiosi e offrirà ai suoi lettori un compact disc come riferimento diretto. Ma la serata del Piccolo Teatro non si è esaurita qui. L'altra stella è stata Edoardo De Angelis, voce storica del folk nazionale e produttore del nuovo disco di Francesco Giunta. Anche De Angelis ha proposto alcuni brani di un nuovo disco. Il titolo è Gara di Sogni e a presentarlo è lo stesso autore. Dopo 7 anni di silenzio discografico in prima persona, avevo bisogno di un progetto discografico che non fosse così semplice e normale. Allora ho chiamato a raccolta una serie di amici che sono Mario Castelnuovo, Venditti, Dalla, Branduardi, Luca Barbarossa, Amedeo Minghi, Bungaro, Francesco Di Giacomo e spero di non averne dimenticato nessuno, per un progetto che vedesse come 20 anni fa i cantautori insieme, come quando al Folk Studio si cantava insieme normalmente pomeriggio e sera e senza nessun problema. Quello che c'è al negozio su altri toni, te lo ricordi? Te l'ho fatta vedere, 4 anni fa e non volevi credere.